Ciao ragazzi, benvenuti, sono qui da Sabatini Foto. Oggi risponderò a un paio di domande sull'evasione fiscale. Ciao a tutti ragazzi, sono Simone Cioè, sono un filmmaker, un content creator e il proprietario di una società anche tra le altre cose che faccio e sono qui da Sabatini Fotografia a Roma perché oggi risponderò a un po' delle loro domande. Come ho scoperto la mia passione per il video? Tosta, io ho iniziato come informatico al tempo e quando mi sono reso conto che i computer erano qualcosa che mi piaceva ma non volevo fare proprio quella roba lì, qualcuno mi ha donato una macchina fotografica e mi ha detto: vedi tu. E inoltre era un periodo in cui sul web cominciavano a nascere piccole realtà indipendenti, c'erano le prime web series, eccetera, e mi stavo effettivamente appassionando a qualcosa. E poi niente, poi a un certo punto ti innamori di qualcosa, un po' per caso, un po' perché ti rendi conto che forse lo sai fare e che potrebbe essere il tuo futuro. E con me è stato così. Quindi ho comprato poi dopo qualche anno la mia prima vera macchina fotografica, ho cominciato sia a fare foto che a fare video, i primi matrimoni, le prime cose. E poi dopo un po' mi sono reso conto che avevo sempre solo fatto video per qualcun altro e non per me. E quindi effettivamente ho aperto un canale su YouTube dove in realtà per un bel po' di tempo caricavo cose che volevo fare, non c'era una direzione artistica, non c'era una direzione proprio effettiva di quello che volevo fare e allo stesso tempo semplicemente era, per me era un posto dove creare contenuti, no? Realizzare qualcosa che mi piacesse. Finché poi dopo il mio viaggio in Nuova Zelanda, dove ho un po' raccontato la mia avventura, vlog, eccetera, ho capito che la mia direzione era quella di parlare di attrezzatura, recensire macchine fotografiche, obiettivi, accessori, eccetera, e quindi ho trasformato poi il mio canale in quello che è tuttora, rendendolo effettivamente qualcosa che ora ha altre due persone che mi danno una mano, collaborazioni con vari brand, eccetera. Quindi diciamo che è stato un percorso lungo, ci sono voluti 8 anni perché l'ho aperto nel 2014. Ma ora ha effettivamente una sua identità ed è un supporto costante fra l'essere filmmaker nella vita vera e l'essere un content creator nel tempo libero, ecco. Ci sono state due grandi sfide nella mia vita. La prima è effettivamente rendersi conto che avrei fatto questo per sempre. Ci è voluto un bel po', perché quando ti rendi conto che la tua passione diventa il tuo lavoro, è difficile giocarsela bene, allo stesso tempo è difficile fare seriamente cose che prima prendevi solamente per un gioco, però per fortuna questo è avvenuto ormai 10 anni fa, quindi ho superato questa cosa. E la seconda sfida più grande di tutte è stata indubbiamente aprire una casa di produzione, studio creativo, perché è diventare veramente grandi, passare dalla partita IVA a dover gestire altre persone, avere una società effettiva, avere 7 persone che lavorano con te, insomma, è tutto molto più complesso, più difficile. Per me è stato un passaggio naturale ed era arrivato il momento di farlo dopo 10 anni di questo lavoro, però sì, diciamo che se dovessi proprio darvi quel punto in cui mi sono reso conto che non lo so, il momento in cui ti accorgi che sei fregato per sempre, quello è stato proprio quel momento lì. Bello, ma molto molto complesso. E invece per quanto riguarda l'aspetto di content creator, una grande sfida è stata quella di fidarsi degli altri e affidare il mio canale a qualcun altro, nel senso che rimango il volto, le opinioni sono le mie, le immagini, quello che creo, eccetera, ma effettivamente tutta la parte di montaggio, post-produzione, film di dettagli, di piccole cose, eccetera, viene fatto da altre persone. E quando per 8 anni crei il tuo tipo di linguaggio, affidarsi a qualcun altro è molto complesso, quindi quella è stata la sfida più grande da dover affrontare. È super difficile darsi uno stile e definirsi in uno stile, è una cosa su cui sto lavorando molto, sia perché facendo pubblicità è molto difficile avere il proprio stile, spesso ti devi anche adattare magari a quello del brand, alle necessità del cliente, eccetera, e soprattutto perché ci vuole tempo e anche per me dopo 10 anni ci vuole ancora tempo per creare il proprio stile. Sicuramente ho delle cose che mi piacciono, la ripresa a mano libera, i grandangolari molto vicino al volto delle persone, una cosa che mi intriga molto e anche a livello di fotografia cerco di cominciare a costruire un certo tipo di linguaggio. Ovviamente è complesso, ci vuole tempo, è una di quelle cose che secondo me inizierà fra un po', nel senso che per i miei primi 10 anni sono stati imparare questo lavoro e adesso ci sarà imparare a costruire un po' più stile. Diciamo che le persone che seguo hanno 30-40 anni di esperienza e lo manifestano ora, quindi mi do la possibilità ancora di doverlo costruire nel tempo. Sicuramente so cosa mi piace e soprattutto so cosa non mi piace. Ora è il tempo di mettere tutto quanto insieme e far sì che diventi qualcosa di mio personale. Però un paio di cosine, dai, ci cominciamo adesso. Allora, ci sarebbero 1000 consigli da dare a qualcuno che inizia. Questo settore è super competitivo e molto complesso, molto facile entrarci, molto difficile rimanerci.
e soprattutto è molto difficile fare la differenza in questo settore. Io do due consigli principali. Il primo è studiate. In qualsiasi forma voi vogliate, andate a scuola, distruggete YouTube guardando tutti i video possibili, fate dei corsi, insomma, studiate nel modo a cui piace voi studiare, però sì, arrivate con una conoscenza di tutto quanto e non perdetevi in ipertecnicismi, soprattutto all'inizio. E la seconda cosa è osservate il più possibile quello che fanno gli altri, copiate, ma soprattutto costruite un vostro gusto estetico, perché è una delle cose più importanti in questo settore, soprattutto quando si inizia a capire che cos'è bello e che cos'è brutto, è fondamentale, e costruite soprattutto un parco di immagini mentali dal quale poi attingere quando effettivamente andate a riprendere o a scattare foto. Secondo me il gusto estetico è difficile da avere, molti ce l'hanno magari innato, altri lo devono costruire nel tempo, ma per quanto mi riguarda all'inizio queste sono le due cose fondamentali. Studiare, non perdendosi appunto nel no, devo avere l'obiettivo migliore perché altrimenti non riesco a fare, e guardare roba, che siano film, cortometraggi, videoclip, pubblicità, quello che volete, ma cercate di fare una cernita nelle cose belle e nelle cose brutte, perché di cose brutte è pieno il mondo, di cose belle si fa fatica a trovarne a volte, quindi lavoro di fino su questa roba qua. E per quanto riguarda invece il mondo dell'essere youtuber, content creator, quello che volete, fate le cose con la testa, perché vi esponete, e dal momento in cui siete delle figure pubbliche, benché abbiate magari all'inizio zero follower eccetera, siete comunque esposti, quindi fatelo con la consapevolezza di questa roba qua, perché è super importante. Sappiate che direttamente o indirettamente avete una responsabilità nelle cose che dite, soprattutto nelle persone che influenzate, proprio perché siete influencer, questo termine è tremendo, e quindi cercate di, quando dite qualcosa, di dirlo con la consapevolezza di quello che fate e soprattutto con la consapevolezza che qualcuno dall'altra parte vi guarda. E divertitevi, non fatelo per diventare famosi eccetera, perché non serve assolutamente niente. Il progetto più gratificante è quello che ancora non ho fatto, domanda e risposta super easy, ma è così. Diciamo che ho fatto tante cose, ci sono tante cose che mi hanno divertito in passato, nel presente, e tante cose che sto facendo che mi piacciono. Però sì, diciamo che quello che cerco di fare è godermi la realizzazione di un progetto e pensare che quello dopo deve essere più figo, deve essere fatto meglio di quello prima. Quindi in realtà sì, questa è una risposta tremendamente sincera, è quello che ancora devo fare e spero che sarà a breve. Ragazzi, questo era quanto, spero di avervi dato qualche piccolo consiglio utile, magari non lo so, ci rivedremo qui o ci rivedremo qui in futuro da Sabatini Fotografia. Mi raccomando, seguiteli su tutti i social, trovate qui tutto quanto, like, segui, eccetera, follow, preferenze, eccetera. Insomma, ragazzi, mi raccomando, seguiteli e non perdete i loro prossimi video. Ciao!